Vedete che non è l'unico spettacolo del Rialtiletto. Ci stanno le ballerine, gente che si diverte, ci stanno gli ospiti, c'è il pubblico. E cominciamo subito! Cominciamo subito, attenzione, con l'indovinello. Allora, l'altra settimana l'indovinello era chi quando salta cambia colore. Era semplicissimo, perché quando salta cambia colore era un gioco di parole, era il mattone. Quando salta cambia colore il mattone. Scusate, quando salta, lo so, era facile, però uno dice facile quando lo sa. Allora, grazie, allora era il mattone, poi diremo l'indovinello alla fine della prossima. E adesso presentiamo lui, signori, l'emergente Billo! Ciao Billo! Eccolo qua Billo, come va? Bene, bene! Bene! Ve lo ricordate Billo? Pensate che Billo quando si mangia la cioccolata si mozzica le dita, vero Billo? No, Billo... Ma secondo te l'italiano è razzista? No. Sì, scimmione, sì! Billo! Bello! Pensate... Alle prove si è arrampicato sui fari, Billo, vero? Allora, qual è il tuo... Raccontaci, vai, cosa sei, cosa fai qua? Devo fare l'invito. L'invito? Devi fare l'inviato, l'invito, Billo. Sì, l'invito a tua sorella e la portiamo. L'inviato di... Di speciale. Di speciale. Devo andare ai VIP. Allora, Billo è qui con noi perché andrà in giro per Roma questa puntata, poi faremo altre città. Sì. Siccome abbiamo un budget molto alto, andremo a Ostia. Iniziamo a Roma, lui andrà in giro per Roma, prenderà i VIP e cosa farà? Devo cercare di farle parlare con mio fratello. Un amico. Ah no, spiega bene, andrà in giro per Roma e che cosa farà? Dirà all'ospite o al VIP o al personaggio chi sarà. Sì. Fai una foto con me, non a caso, ha con sé una foto, una macchina fotografica. Fai una foto con me, poi dirà al telefono c'è un tuo fan, me lo passerà, gli facciamo lo scherzo qua. Sì. Dunque saremo collegati con un personaggio se Billo troverà il personaggio. Il personaggio, va bene? Sì. Altre cose? Ti passo il cameriere. Che c'entra il cameriere? No, ho detto altre cose che devi dire. Che mi passi il cameriere? Non trovo il personaggio. Bello, bello. Allora, eccolo qua, l'emergente, mi raccomando. Allora, macchina fotografica, con te che cos'hai? Che cosa hai portato? Cosa... Che c'entra? Che sai questa cosa? La banana che ci devi fare? Te la devo mangiare. Beh, ci credo che la mangi. Bello, però diciamo, mangio che banane, Bello. Bello. Yeah, mangiala, eh. Salutiamolo, il nostro inviato, Bello. E allora siamo arrivati al momento del rito e vediamo questa settimana dove ci porta il nostro rito. Allora, attenzione, numero magico per il rito e vediamo dove ci porta. Attenzione, tac, 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 ta, ta, ta. Shh. Ferrovie dello Stato, servizio FS informa. Per informazioni relative agli orari dei treni, siccome hanno due nomi, per altri tipi di Rispoli e Roncato, sembrano due città, vediamo dove ci... Il servizio è automatico e fornisce gli orari dei treni che collegano le principali città italiane e alcune città europee. La preghiamo di rispondere dopo il segnale acustico con voce naturale. Ora dica la città di partenza. Rispoli. Dica la città di arrivo. Roncato. Attenzione. Parli chiaramente e solo dopo il segnale acustico. Dica la città di arrivo. Roncato. Treno Recco Ronta, sì o no? Basta, basta. Pensate, uno fa prima a prendere il pullman, a bicicletta, arriva alla stazione che chiamare al telefono. Va bene, comunque abbiamo fatto e cominciamo subito, attenzione, col primo annuncio. È un po' cattivello, però basta giocarci un pochino. Il primo annuncio, telefono azzurro, è stato pubblicato su vari giornali italiani, è il seguente, attenzione.
rivoluzionario stop alle calvizie, nuovo metodo naturale, impiegabile anche a telefono, lancio gratuito. Voi sapete, il problema delle calvizie è enorme e noi ci giochiamo sopra, va bene. Comunque, attacchiamo la cornetta e da questo momento il telefono è libero, d'accordo? Chi di voi riceve tante telefonate? Perché adesso c'è il famoso trasferimento di chiamata. Aspetta, prendo il microfono. Hai un cellulare tu, Andrea? Guarda, sono pronto. Guarda, che cellulare hai? Se vuoi sapere, lo vuoi tu? Sì, lo prendo e ti no, fidi? No, lo tengo io, non mi fido. No, ti stai tranquillo, fidati. Sono uno che ha un rispetto dei cellulari. No, scherzo, guarda, tanto ce la sa. No, lasciamo. Mi dai il tuo cellulare, Nicola, forza. Per favore. Pino Mendola, il cellulare, forza. Veloci, non ti preoccupare, accesi. Che facciamo... Accesi. Sì, accesi. Ecco questo di... Guarda che telefoni che c'ha. Scusa, solo il mio. Jess. Guarda che telefoni che ha. Jessica Rizzo. Chi è Jessica Rizzo? Ragazzi, io mi emoziono perché io quando vedo... Come stai? Tutto bene? Romano Bartoletti. Buonasera, lei si chiama? Io mi chiamo Rispoli, Luciano Rispoli. Sì, sì. Ma che bella voce. Bella. Il cellulare, grazie, acceso Luciano, perché facciamo una cosa carina. Eccolo qua, è acceso, un bel cellulare. Come mai questa scelta? Beh, insomma, mi pare bello, funzionale. Certo, vabbè, simpatico, adesso sembra che facciamo pubblicità. Oh! Signori, eccolo qua, Claudio Lippi, come va? Lippi, come va? No, scusa. Luana mi dice non scherzare, no, sei tu che non devi scherzare, eh? Come stai? Bene, grazie, tu ti trovo in gran forma. Grazie, pure io, ammazzo. Non va la forma, ammazza la forma. Luana, mi dai il cellulare? Guarda che bella borsettina. Questa è la pochette del trucco. Ah, guarda quello di Rispoli, grazie, dammelo qua. Non cancellare niente, fermo. Guarda il messaggino. Dammela quando puoi. Che vuol dire? Cos'è che devi dare? Eccoli qua. Quattro. Oh. Ragazzi, tu hai il cellulare? Può essere. Che bella risposta. Sì. Proprio te lo devo dare. Qual è questo? Lo prendo da solo, va bene? Come va? Benissimo, grazie. Bene, abbiamo messo insieme i ragazzi della comunità, sono venuti col pulmino. Vedi che bella gente che c'hai qua. Allora, noi abbiamo i 5 cellulari accesi e che cosa facciamo? Io scherzavo prima a buttarli a terra, delle volte cascano non volendo. Io fidatevi che i cellulari, se sono veramente buoni, non si rompono. Ve lo dico perché li vende mio padre. I cellulari sono l'unica cosa che abbiamo. Allora, chiamiamo il nostro Joseph, forza! Come stai, Joseph? Bene, grazie. Allora, Joseph, già sai quello che devi fare. Cosa devi fare? Io devo buttare per terra un'altra volta. Niente, ho fatto la battuta, Joseph? No. Ah, no, direi una cosa... È un divertimento. Sì, sì, no, basta che ti diverti da solo, sì, va sì, bene. Certo. Dopo dammi il pallone, vai a correre. Senti, cosa devi fare? Il trasferimento di chiamata. Il trasferimento di chiamata, perché coloro che chiameranno i nostri personaggi risponderemo... Noi, io. Plurale maestatis. Che hai fatto? Hai mangiato? Che hai fatto? Pane e volpe! A volpe, non la volpe, la volpe! Grazie, Joseph! E noi risponderemo da questo telefono, va bene? Loro chiameranno, così scopriremo pure gli altarini, vero Roncato? Ecco, risponderemo da qui con il trasferimento di chiamata. Allora, attenzione, io qui ho un numero... Eccolo qua, numero. Adesso chiameremo questa persona. Pensate, questa persona vende una grattugia. Ha messo l'annuncio sul giornale che vende una grattugia. Adesso noi la chiamiamo questa persona e facciamo lo scherzettino. Attenzione. La musica quando risponde, eh?
Pronto? Servizio di teleaddebito di chiamata. In data 4 febbraio avete fatto una chiamata in Brasile dell'importo di 714.000. L'importo sarà addebitato automaticamente sulla prossima bolletta. A essere addebitata, capito? A tasole, Giorgio. Se intende contestare l'addebito, dica sì dopo il segnale acustico. Sì. Altrimenti attenda l'operatore. Peccato. La richiamiamo, stop. Che cosa ha detto? Adabadar. C'è qualcuno che mi può tradurre? Io non so, eccolo qua. Forza. Ha detto a tua sorella lo devi fare l'addebito. Ecco. Esattamente questo. Di dove sei tu? Palermitano di famiglia. È vero? Sì. Tuo padre di dov'è? Palermo. Vogliamo dire chi è tuo padre? Su, su. Lui è il figlio di Lando Buzzanca, eh? Facciamo un applauso, salutiamo Lando. Allora, comunque parlava di tua sorella, eh? Come si, ha visto la signora, tua sorella? Adesso non meglio. Pronti? Attenzione. Hai capito la signora? Hello? Buonasera signore, scusate, non so se è sua madre o sua sorella o chi sia, ha attaccato il telefono, io posso fare l'addebito tranquillamente, non stiamo scherzando. Ha capito? Allora se lei mi dice che possiamo fare l'addebito lo facciamo. Io speak English. Scusi? Ma non estende io, cioè? Lo so, però non ci sta di far soli signore. Ha fare? Non ci stanno i voduri, eh? Eh? Signore, facciamo l'addebito tranquillamente, Satani Sabudori. Ma when did you take along, please? It's gonna want you on station from what stations? Ah, you see, I may understand. Mi può dare il nome del suo spacciatore, per favore? Ah, get lost. Allora, questo è libero, bravi, bravi. Hai visto? Hai visto? Il 12. Ci arrestano? Il 12, il 12. Silenzio. Tanto paga la RAI, lo sapete, RAI 2. Qualsiasi cosa io faccio, la RAI. Servizio 12, operatrice. E 304. Buonasera. Buonasera. Buonasera, senta, mi serviva il numero di un ristorante, la via. Un ristorante? Sì, un ristorante. Dica, dove? Lui mi serviva il telefono. Il ristorante ha un nome, giusto? Ah, sì, le do il nome? Può attendere un secondino soltanto? Lo prendo? Ci richiama, signore, se non ha il nome. No, ma si tratta di pochi secondi. Può attendere un secondo? Sono già passati 10 secondi. Ho capito, signore. Sì, però sia un pochino gentile. Il tempo che io mi sposto e torno. Posso? Lo faccia. Grazie. Senti, sono tanti pezzi che... Per esempio quello che nato ai bordi di periferia, quello è molto bello, Eros, eh? Una terra promessa, un mondo diverso, per promettere i nostri pensieri, dove non ci andremo, in contesto. Qui ci sono, ragazzi, io penso, ci sono molti ospiti qua, con noi che seguono la trasmissione per seguire un grande evento come quello di Eros Ramazzotti che canta addirittura, accennato un po', terra, avete sentito? Terra promessa, qui c'è con noi Andrea Roncato, c'è un mondo diverso per poi crescere. Eros, una cosa, qual è stato il momento più bello e il momento più triste della tua carriera? Ma ce ne sono tanti. Esempio, il momento più triste, quando è che hai un pochino, diciamo, forse anche pianto nella tua carriera, hai sofferto? Ma sono cose che è meglio non dire, insomma. Ecco, e il momento più bello? Questo ce lo puoi dire? È quando mi sono sposato, insomma. Che bella cosa, che belle parole, che belle parole!
Anche Rispoli si congratula. Luciano. Ciao Eros, io sono un suo ammiratore. Lo so. Ciao Luciano. È un grande Eros. Qui ci sono tanti personaggi. Un saluto veloce da Andrea Roncato. Ciao Eros. Grazie, ciao. Come va? Bene. Dai un bacio grande a Michel. Grazie, ti ringrazio tanto, glielo dico. Volevo dire, Eros. Sì. Tu che cosa ne pensi, per dire, di Morandi? Che Morandi è un mio compagno di squadra. Tutto quel genere di cantanti lì, Morandi... È vero. Musica leggera. Sì, musica leggera. Quelli sono i più forti. Reitano, cosa ne pensi di Reitano? Reitano è il migliore Dalla. Cantante. Dalla. Morandi, Dalla, Reitano, cioè, tutto quel gruppo Albano, di... sono quelli Dalla più ti forti. Piace, Lucio Dalla? Sì, ma mi piace più Reitano. Ah, Reitano. Una cosa... Ma dai, Reitano, cosa vuoi? Reitano con Dalla, non vorrei mettere... No, vabbè, non facciamo questi... Ma Reitano e Dalla non facciamo questi diverse. Paragoni, perché non è carino. Perché è vero, Andrea Roncati non piace... Vabbè, a te no, non piace Reitano. Non mi piace Reitano, però... no, Reitano perché è simpatico, dovrebbe Reitano? Fare il comico. Scusa, eh? Ma non ho capito. Reitano, vabbè, comunque... Reitano è uno dei più... Quelli che ha venduto 30 milioni di dischi come me, insomma. Sì, vabbè, Eros, tu hai un'altra musica. Io però, Eros, credimi, io con rispetto tuo, però io amo molto Mino Reitano, eh. Amo molto Dalla, amo molto Morandi, lo voglio dire. Perciò, rispetto Andrea Roncato. Hai capito male. Cioè, guarda, che a me Reitano piace moltissimo. E devo dire, Dalla, essendo bolognese, faccio perché il tipo per Dalla, però è giusto, è giusto. Oh, Reitano è un grande, ragazzi. Sì, ma sì, però, non so se tu sei d'accordo con me, Eros. Sì, ma dimentichi, Reitano ha scritto anche una canzone che tutti vorremmo scrivere. Italia, 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 Italia. Ascolta Eros, ma voi dimenticate che ha scritto anche... Comunque Eros, canzone, perdonami, adesso voglio parlare di te e non di Mino Reitano. Ma quella canzone che ha scritto Reitano, vorrei scriverla anch'io e tutti. Sai, c'è una ragione di più per dirti bella, che vado via. Vado e comunque sei molto amico di Mino tu, perché vedo che lo pompi proprio. Ascolta Eros, parliamo di te. Sì. Parliamo di te. Sì. Una domanda ti voglio fare, Eros, però devi essere sincero. Sì. È difficile dire una cosa, chiedere una cosa come questa. Eros, per quale motivo, quando hai scritto Nato ai bordi di periferia, è successo quell'avvenimento dove hai litigato, vabbè, ti dico anche con chi, perché poi è successo, ti metto un po' in imbarazzo, però hai litigato con Lucio Dalla, è scappato lo schiaffetto. No. Stiamo parlando di giornali, eh? Non ho mai litigato con nessuno, io non vabbè, mai no, litigato. Lui ti ha detto delle parolacce un po' pesantelle. No, non è vero, no, tutte cose. È vero, i giornali hanno descritto questo. No, Eros non litiga con nessuno. Eros? Come Eros non litiga con nessuno? Sei tu, no, Eros? No, io non ho mai litigato con nessuno. Ah, non hai mai litigato. Vabbè, io, Eros, ti voglio salutare. Grazie. E vogliamo dirglielo, Eros? Signori! Purtroppo lo scherzo lo stiamo facendo a voi, perché lui non è Eros Ramazzotti, lui è Peppino Di Capri! Ciao Peppino! Che bastardo! Ah! Io sono sicuro, guarda! Secondo te, Luciano, firmerà la liberatoria per questo? Troverà? Perfetto. Firmerà la liberatoria, cioè ci darà la possibilità di mandare in onda quello che abbiamo fatto? Chi dice Eros Ramazzotti? No, il nostro... Peppino Di Capri? No, Lucio Dalla. Mino Reitano, ma Mino Reitano è l'uomo più spiritoso dello spettacolo lo so, infatti dirà sì, siamo convinti, è vero, eh? È vero. Però ha ragione, dovrebbe fare anche il comico, Ronca, perché è una persona... Hai notato quando non c'è stato, per esempio, l'unica volta, anche perché... No, giusto. Ma tu ci vai dal parrucchiere? Da solo. Hai litigato con lui, vero? Però che simpatico, vero? Oddio! Madonna, Rai 2, metti il microfono! Emoziono! Allora, vediamo se è arrivato. C'è Billo, è tornato Billo? Eccolo qua, Billo! Mannaggia, dovevi passarmi la Paola, perché non me l'hai passata?
E si è incazzata. Non devi dire queste cose. Tesoro, non siamo più a 5 milioni, 4 milioni, eh? È vero che siamo in seconda serata, però non esageriamo. Paga, paga. Hai detto la. Perché non ha voluto parlare? Perché è arrivato adesso, non ha manco mangiato. Vabbè, però, sì, te lo passo un attimo, diceva ciao. Non ha detto ciao. E il marito come l'ha presa? Stavo pure a partire pure lui, quindi... Non ho capito. Stavo incazzato pure lui. No, non devi usare queste parole. Io l'ho usato. No, non devi dire parolacce, Billo, eh. Okay. Hai capito? Te lo dico in senegalese, scusa per rispetto. Ah, c'è il mare che ti fa lasciare. Pensate che Billo è arrivato in Italia, non diceva una parola in italiano, poi attraverso i scioglilingua, vero? Fai sentire, sotto la panca? Sotto la panca? La capra? La capra campa. Sotto la panca? C'è la capra. Sì. Eccola qua, c'è la capra. Vieni qua, facciamola vedere. Golfino bianco, facciamola vedere. Eccola qua, la barale struccata. Ragazzi, si vede solo la barale perché tu hai chiuso la bocca. Eccola qua. Oh, guardate che belli. È accoppiata. Ma la stavi toccando? Bravo, bravo, bravo. E allora a questo punto noi ringraziamo. La foto la vogliamo regalare a qualcuno? A chi la vogliamo regalare la foto di Billo, il ricordo? La regaliamo a una bella ragazza. È difficile trovarla stasera, Salutiamo Billo, salutiamo! E passiamo al terzo annuncio. Attenzione, terzo annuncio, telefono giallo. Vendo tuta per sesso virtuale nuova. In ballo originale, prezzo di realizzo. Tuta virtuale, Infili la tuta e virtualmente, come fa Rispoli quando sta solo a casa, Tenteremo... Annaggia lui il tappeto. Allora riattacchiamo il telefono, in questo momento è libero, d'accordo? Perciò possiamo giocarci questa bella storiella della tuta. Ma intanto chi è che ha preparato uno scherzetto? Perché io qua ne ho tre pronti del pubblico, perché voi sapete che tutte le settimane avete preparato, avete scritto queste cose, fateli vedere. Io ne ho scelti tre nella pausa, ma non so se eccolo qua, abbiamo scelto questa cartellina. Anna Rita Montini, forse, se non sbaglio, chi è? Anna Rita Montini, eccola qua, vedete, è venuta a vedere, aspetta, perché lei è venuta a vedere uno spettacolo con la maglia viola, vieni. Oh, oh, il laccio, te c'è un picchi col laccio, vero? Ma possibile che tu, perché ti sei messa la maglia di questo colore? Me l'aveva detto mio marito, ecco, detto, ma no, e perché ma non ha ascoltato il marito? Comuni. Certo, luoghi comuni, certo, come ti chiami Anna Rita? Montini. No. Sì, e che no, levala, togliela, su, togliela, facci vedere, su, facciamo audience. Sto scherzando, attenzione, attenzione, oh, che bella idea, vieni qua Billo, guardate, scusami, è tua l'idea? Sì. Bugiardo. Questa felpa, togli quella, mettiamo questa, dai. No. Sopra. Sopra, altrimenti rischiamo. Billo, è finito il tuo ruolo, c'è la felpa, Billo. Allora, eccola qua. Oh, adesso sei dei nostri. Ti sta anche bene perché fa da pigiama pure, vedi? Vieni qua, t'hanno tagliate le gambe, no, sei così. Allora, attenzione. Leggiamo lo scherzo, forza. Allora, è molto taccagno ed è anche malato di tecnologia. È fiel tirchio, com'è? Proprio esagerato. Di più. Esempio? Dimmi un aneddoto veloce. Non mi vengono, però non c'è modo di uscire a cena fuori più di una volta. Però, se... Bravo, così. Che brutto. La moglie cosa. Non riceve regali. No, però questo forse... Vabbè, comunque è taccagno. Ecco. È taccagno. No, diciamolo perché lo aiuta. No, è vero, sì. Forza. Non mi parlerà mai più. Niente di male, okay, bastardo. Perfetto. Una società che gestisce le trasmissioni via satellite ha scoperto che utilizza indebitamente il servizio e gli faranno causa, oltre ad oscurarlo, per milioni. Magari fingendo una società straniera. Una società straniera. Io so che. Vedo, sto vedendo che sta utilizzando il servizio. È quello. Stai calma!
Stavo guardando. Non dice niente, devo inventare tutto io. Certo, ti pagheranno per questo. Allora, andiamo avanti, lasciamo perdere i soldi e chiamiamo. Prego. Non ti ricordi il numero? Pronto? Pronto, buonasera. Sì. Ciao Franco. Senti, hai chiamato la GIS? Scusami. Per favore. Sì, sono io, chi è? Oddio, sento il bambino, hai problemi, di attacco, eh? Chi è, scusi? È una società della GIS, GSI. Sì. Sì. Dimmi. Niente, ti hanno chiamato giovedì? Sei mai chiamato? Ti hanno chiamato giovedì, venerdì e sabato? Oh, Dio santo. Sono su Rai 2, dove sto? Sì, sei su Rai 2 e insieme a me c'è Annalida Montini che si è inventata sta cazzata, ciao! Ma io dico, se lo sa che tu stai qua, lo sapeva che tu stai qua! Le cose finte non le facciamo noi! Che programmi guardi? Io sapevo che venivo qui. Ah, sapeva che tu venivi a Rai 2? Sì. Nel programma dove fanno gli scherzi con no, Tema Mugher, Rai 2? No, perché non ti vede, non lo sa che si fanno gli scherzi. Ah, sapeva che veniva a Rai 2. Dai, ridacci la felpa. No, no, noi lasciamo tutto. E salutiamo Annalita. Hai vinto la felpa. Sta meglio vestita, vero? Forza. Allora, Luciano, attenzione, parlate inglese? Yes, of course. Sì. Yes, of course. Yes, I do. A little bit. Non si sente dall'accento, scusa. Yes, yes. L'unico che non lo parla sono io. Bene. Allora, dobbiamo inventare un linguaggio. Facciamo un esempio. Sgan what you don't scare why this variation? Yes, Stephen, Rex, Stephen, and Buckingham Palace. Grande. Grande. Attenzione. Attenzione. Again, one. Is such a dance on Twitter, Rafa Davis? Yes, of course. Non ha capito niente. Lei ha il cervello così perché è gonfio, vero? Attenzione, bisogna inventare un linguaggio. Again, one, she doesn't spy, Rafa Davis? Yes, inventare teatro, gente, telefoni, uomo, incazzato, ma uomo. Bisogna inventare un linguaggio. Forza. Again, one, what else? Just married for again, wild depend on friend again, sell other ceiling. Is the notion spare guest spa agents? What are you saying? I don't understand. No, non devi parlare inglese, devi inventare un linguaggio, lo conosco l'inglese. Inventare, Luana, altrimenti, ok? Faccio come quello del telefono, ok? Ti faccio sparire la cornetta, ok? Is gen one ci dance guest stations? E che sì o cosa che sai perché senso cosa che sì. Sì. E bad one funny? Ash when I what can I do? I'm very bad. Bravo Marco, you know what? Sunshine Spady. Scuola vorrei trovare la Claudia. Ecco. Forza. Oi. Beh. No, linguaggio di Billo questo. Allora, attenzione, mettiti qua, cara Maria. Nicola, così facciamo. Ecco. Allora, io in mezzo qui, attenzione. Bella la zanzariera, ma bella anche le zanzare, no? È bella la zanzariera, le zanzare, per carità. Dai, ma non sono finte, perché tante persone usano. Prima ho fatto così, ha suonato, eh. Attenzione. Sei pronto? Canteremo una canzone che si chiama You Are the What's. You Are the Change di Michael Jackson e i suoi. La canteremo noi, improvvisando. E voi farete insieme a noi You Are the What's, You Are the Change. D'accordo? Siamo pronti? Vieni vicino a me, Luciano. Vieni a me, ti aiuto, Luciano. Ecco, vieni vicino a me. Oh, pronti? Giù le luci, signori, You Are the What's, dedicata ai cantanti che vogliono fare gli attori. Pronti? Maestro Trotti? Sbagliamo. Su. Bilancia di gole dette, tu, su. Why judge your nights? Judge the beach by the what's? I just my heart back me wrong life. Shut to me to die. Oh, when the strongly won. Jenny Watts, you can't just be this bad word. We are the worst. Aspetta! What you talk? Oh. Do I look a square?
I've a longer haul home. Aspetta, stop, sentite questa, Luciano Rispoli. Ma lui la sa. Ma che sa? Ma che sa? Ma che sa? Lui la sa. Luciano! Dai, forza, arriva il ritornello. It's your job. E your beach, but you io coso, perché senso, non so che sei. Hai collegato il cervello, sì. And now me to my non è quello che pensi, è un microfono, su. Signori. Tutti insieme, you are the boss, vai. You are the boss. You are the changer. Change. You are the home of the world. Already home. Potevi mangiare, eh. Stop. No, io ragazzi lo state prendendo in giro, vieni un attimo qua. Facciamo una cosa per Blob. Ma a parte, sentite questo da solo, scusa, com'era? Quando stai, I club is it night. Era già così quando è venuto, eh. Forza. È finito. Luciano Rispoli e i ragazzi, grazie. Roncato Ravegnini. Maria Semò, Marco Senise. Allora, attenzione, olè. Adesso scusate, però lo scherzo a Minoretano, simpatico, però non è stato il massimo. Adesso sapete cosa facciamo? Noi lo chiamiamo ed è semplice chiamarlo. Allora, eccolo qua, non trovo mai la cartella. Attenzione, mannaggia. Ecco, faccio il suo numero. Eccolo qua, sentiamo se c'è Mino, gli diciamo che era uno scherzo, altrimenti lo scherzo è bello quando... Tu? Mino? Chi è? Ti è piaciuto? Sono Teo. Ciao. È venuto carino, eh? Come caspita, ma... No, adesso sto in pausa, no, era meglio... No, ho preferito non dire che eri tu, sai perché? No, hai fatto bene. Perché Roncato ha detto, per un momento, Mino Ritano non mi piace, allora non infatti, potevo dire... No, è brutto, che lui ha detto... Ma tu sei amico di Andrea? Di Roncato no, non l'ho mai conosciuto. Ma come parla così? È perché è cattivo. No, non è bene, è cattivo. Non si può dire mai, io non dico mai male di nessuno. È vero, no, è vero, carattere. È vero. No, perché, però, ma la cosa bella sai qual è? Che lui mi ha detto, tu non sai quanto stimo io Minoretano, però non potevo dire che è più bravo di Eros, perché in questo momento Eros stava al telefono. Si parlava, capito? Solo di Reitano com'era, che era forte, dicevano tutti. E lui, invece era quello. No, comunque tutti dicevano sì, è forte. Rispoli, quando gli ho detto Minoretano, fa, ma fallo venire qui, ci piace tantissimo, capito? E lui, cioè, lui è stato affettuoso. Senti, ti metto in attesa, ti volevo passare una persona? Sì. Aspetta, Mino, eh? Sì. Pronto? Pronto? Mino? Che è? Questo è tutto per te. Teo.
Mino. Proprio in questo palazzo, proprio in questa strada, è stata aggredita questa signora a calci, a pugni, a bastonate, eccetera. La persona che si è allontanata era una semplice signora. Lei ha visto qualcosa? Sa qualcosa? Ieri pomeriggio è successo qualcosa qui? No. Il signore che si è allontanato era un signore con gli occhi bianchi, con degli occhiali, con un cappotto marrone, persona normalissima, che però invece di soccorrere il povero uomo in terra si è allontanato. Le persone del posto hanno visto questo signore dicendo era un tipo con i capelli lunghi, gli occhialetti, aveva delle cose, degli orecchini, un maglione particolare. Sappiamo che questa signora si è allontanata, aveva un cane, aveva un maglione a scacchi, aveva un giubbone, una signora biondina, un'età non giovanissima ma neanche, insomma, abbastanza giovane per l'età. Signora, lei se dovesse incontrare la persona che ha aggredito questa signora, cosa le, la prima cosa che le esce, cosa le direbbe? Che vuole che gli dica? È gentaccia e basta. Gli unici indizi che abbiamo è questo foulard, questo cappotto, questi occhiali, ma non sappiamo chi era. Beh, sicuramente sono una persona che di poca coscienza. Lei non conosce qualcuno qui con un foulard, con degli occhiali, con un cappotto marrone? No, non ho idea chi possa essere, qui c'è tanto. Capelli bianchi. Ce ne sono tanti qui in giro. Orecchini tu non ce l'hai, non è un problema. Ne ho uno, ce n'ho, ecco qua. L'altro non ce l'ho mai avuto. Quindi. In caso anche questo orecchino, dici tu, in caso. Sai quanti ce ne stanno a Roma? Lei non si è allontanata frettolosamente? Io? Scusi, lei porta sempre gli occhiali? Beh, non sempre, qualche volta. Ah, dunque lei, non può essere che lei non aveva gli occhiali ieri? No, ieri io sono uscito senza occhiali. E lei non si prende responsabilità? Ma che scherzo, io non conosco nessuno, non ho visto nessuno ancora. No, ma gli lo si è... Lei ha mai aggredito qualcuno? Ma mica sarà scemo, dico. Tu dici agli italiani che tu non c'entri niente, hai soltanto aggredito ma non hai fatto. Ho aggredito. Ma aggredito qualcuno in casa? No, ma aggredisco lei se continua ancora a insistere e mi rompe. Lei ha detto che vuole aggredire me? Sì, se insistono ancora queste cose, sì. Mi fastidisco. Cioè, state vedendo queste scene, io non mi prendo responsabilità. Grazie. A me piace questo gioco. Però non gli dire cose pesanti, altrimenti papà si arrabbia. Fa vita essere la mia ragazza, lui dirà ciao, piacere e basta, ok? D'accordo. Grazie. Facciamo Senti, così. Come sei tu? Io sto sul letto. Cosa stai facendo? Una bella No, diciamo. Prendilo in mano, dai, tiri fuori tu, amore, sei bravo. Diciamo che non è. Cioè, sto sul letto. Senti, sono vicino di te, sto tarando tutti i miei vestiti. Sì. Mia gonna e mia camicia sono sul topo. Sì. Carlo? Ecco, arriva. Papà, no, sto parlando della mia ragazza. La tua ragazza? È la mia ragazza, papà. Pronto? Sì, pronto? Sì, Carlo, amore. Chi c'è? Pronto, chi parla? È la mia ragazza, papà. Che è pronto? Chi è al telefono? Sono fidanzata. La fidanzata di Carlo? Esatto. Ah, che piacere. Come si chiama? Io? Sì. Mi chiamo Amelia. Amelia? Mm. Ah, bene. Papà, ma Carlo, non me ne avevi parlato di Amelia. E da quanto tempo conosce Carlo? È quella ragazza del Brasile che ti avevo detto. No, non me ne avevi mai parlato, ma sono molto contento. Amelia, da quanto tempo conosce Carlo? Da 7 mesi, tesoro. Ah, bene, bene. Ma come va la voce? Ma tu sei il padre? Sì, io sono il padre. Quanti anni hai? Io ne ho 48. Wow, sai come mi piacciono uomini. Perché? Ne dimostro di più o di meno? No, non dimostri tua età. Papà, ma che corteggi la mia no, ragazza? No, 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 invece no, voglio sapere qualcosa. Senta, come si comporta Carlo, Amelia, bene? Carlo è un uomo stupendo, ti devo dire. Ma ci conosciamo da poco, papà. No, però vorrei sapere se Carlo ha un comportamento, come dire, normale. Carlo è un ragazzo educato. Un ragazzo molto educato. È un ragazzo educato, ma non l'ha mai toccata? Perché parli così? Papà, perché dici queste cose, papà? Mi sta rimproverando. Ma di che sta parlando? È una brava ragazza, papà, va a scuola, No, io vorrei questo. Io per Carlo immagino una bella relazione sentimentale, fatta soprattutto parlare, di sentimento, senti, e poco di Eros. Wow, mi dai possibilità a parlare? Ti devo dire che tu sì, lo scopo bene. Io sono molto contenta. Ho capito scopo. Bene? Oh, mi fa da pazzire. Scusa, me la passi, papà? Sì, pronto? Amore, ma quello è pazzo. Scusami, papà, è un poco. Papà, scusa, puoi andare di là un secondo? Ma come no? Ma sfidati. Pronto? Ma quello è pazzo. E che ne so, mi ha beccato dentro al letto, stavo con le mutande calate, che dovevo fare? Ma quello è pazzo.
pazzo? È pazzo, è normale che ma tu ma come puoi permettere che quello ti... E che devo fare? Io vivo con lui. Che gli hai detto tu? Mamma mia, oh, ha detto che tu scopi bene. Che gli hai detto? Che ha cosa detto gli hai detto? Scopi bene, lui non crede. Ma che so cose da dire a papà? E come no? Ma che sei matta? Sì, racconto. Ma io non sono matta, io vabbè, ma non si dico, non si dico cosa. Maria, eccolo, aspetta. Scusi, Catherine, allora... Ma è la mia ragazza, per favore, papà. Sì, vabbè, ma io volevo soltanto accertare... Vabbè, ma per favore, ma non esiste, è la mia ragazza, ma ognuno cerca la ragazza che vuole. Beh, cosa vuoi da me? Non ho capito. Diglielo che va a scuola. Chi? Va a scuola, chiediglielo. Va a scuola, Catherine? Dimmi. Va a scuola? Sì, digli, sì. Che cosa fai, diglielo. Catherine, cosa fa? Lei è una studentessa. Esatto, amore. Ecco, io sto cercando di stabilire... Chiedigli cosa studia, chiedigli se non ci credi. Cosa studia, Catherine? Medicina. Ecco. Cosa? Le parti del corpo, medicina. Medicina? Che parti del corpo studia lei, Catherine? Codice fiscale falso, dili che ti devi dare ancora. Amore? Passamelo un po', papà. Lasciamela stare, pronto? Amore? Sì, scusa. Ma quello è pazzo. Lo so, ma papà è solo, vive da solo, eh? Sta tutto il giorno su un tappeto, capisci? Cioè lui si chiude in camera su questo tappeto e si mette a giocare con i nipotini, questo è volante, tutti assenti allo stesso. Cazzate, capisci? Amore, capisci? Che devo fare io? No, fai uno s***o. Ma so pure... Sì, ho capito. Senti. Dimmi, amore. Non usare sti vocaboli. Che se rientra mio padre, poi si immedesima con quello che hai detto. Non ti preoccupare, parlo con tuo lui padre. Si sente solo. Perché non fai le cose con lui, così vediamo che fa, lo metti a disagio? Cosa devo fare con te lui? Sì, te lo passo e tu digli, guarda, perché non fai l'amore con me al telefono, così la smette. Passamelo. Ecco. Papà! Sì? Se hai coraggio, parlaci. Catherine? Amore? No, come amore? Ma lei non è la ragazza di Carlo? Sì, ma mi piace scopare anche con te, perché no? Catherine, io la saluto cordialmente. No, facciamo così. Ragazzi! Aspetta, pronto? Amore? Pronto? Dimmi. Abbiamo fatto l'amore, io, papà e altre 280 persone. Grazie, ma con chi parlo? Ti sto dicendo, hai fatto vuoi sapere i nomi? Allora, uno si chiama Luciano Rispoli. No, non voglio sapere il nome, dimmi con chi ho fatto l'amore. No, ho detto il nome. Ha detto che con tanto persone ho scopato, ma chi sorride così sempre? Sì, gentilissima. Sì, hai parlato con il dottor Rispoli, Luciano Rispoli. Tu sei brasiliana, non lo conosci? Pronto? Non sei obbligato a conoscere quello. Sì, io ti conosco, ti faccio conoscere. Che quello, dottore, c'è un c***o. Bellissimo, grande, mi fa piacere tanto. Sì, ti lasciamo al tuo, grazie. Adesso Rispoli è famoso anche in Brasile. E adesso siamo arrivati al momento dell'indovinello finale. Dovete indovinare questo indovinello e la prossima settimana daremo il risultato. L'indovinello è scritto qua, è semplice trovare dove è scritto. Stava qui prima, lo dico a voce, la soluzione è nell'enigma. Grazie, Bote.